Il pezzo comincia in levare, con un'aggiunta di una frazione di battuta 0 alla prima vera battuta. Infatti siamo in un 3 ottavi e la nostra piccola battuta iniziale vale un solo ottavo. Considera che questi due sedicesimi fanno parte del terzo ottavo della battuta, quindi non portano nessun tipo di accento. Il primo vero accento sta sul secondo mi, il primo della prima vera battuta, che ha un accento tonico, essendo il primo battito della battuta. L'alternanza mi re diesis si troverà molto spesso nel pezzo, quindi è fondamentale che le diamo sin da subito un significato ben preciso, in modo da evitare che diventi un semplice esercizio di tecnica, quarto, quinto o terzo, secondo, a seconda delle dita che poi metteremo, poi vedremo anche quello ovviamente, e che quindi diventi più un esercizio simile a quelli che possiamo trovare nell'anon, cosa che non vogliamo assolutamente. Ammettendo che questo pezzo sia stato dedicato ad una donna, poco importa dell'identità effettiva della donna, e ammettendo che se un uomo dell'Ottocento dedica un proprio pezzo ad una donna è perché probabilmente ne è innamorato o quantomeno prova un certo tipo di interesse per lei, possiamo pensare che questa alternanza di due note così vicina rappresenti un'ossessione, un tormento, un ritornare sempre nello stesso pensiero, cosa che si addice ad una certa fase dell'innamoramento in qualche modo. Una cosa da considerare è il legame fra mi e re diesis. La distanza fra le due note è quella di semitono, la più piccola che possiamo trovare nel pianoforte, e che implica una naturale attrazione tra una nota e l'altra, quindi un'unione fatale, se possiamo vederla in questo modo. Un altro aspetto simile a questo ambito è quello della tonalità. Siamo in La minore, ma le prime note che aprono il pezzo sono dei Mi ripetuti. E poi questi Re diesis, che cosa c'entrano i Re diesis nella tonalità di La minore? Non fanno neanche parte della scala. Allora, tutti questi Mi che si ripetono non sono altro che il quinto grado di La minore. E se non lo sai già, il quinto grado è la tensione massima, che per risolvere deve ritornare alla tonica. Quindi da Mi sentiamo la necessità di tornare a La. Quindi anche in questo caso una unione e una dipendenza totale fra queste due note, Mi e La. Allora, rivedendo quello che ho detto poco fa, possiamo vedere dubbio, tensione, incertezza in quei mi che portano inesorabilmente a La, il nostro punto d'arrivo. E quei re diesis quindi cosa sono? È un po' difficile visualizzarlo al pianoforte perché guardandolo vediamo esattamente due note diverse, mi e re diesis, sono due tasti diversi. Però dobbiamo immaginare che questi re diesis siano delle vibrazioni del mi. Immagina un violinista che per realizzare questo passaggio sul violino semplicemente sposta il dito avanti e indietro nella stessa corda, come se stesse vibrando, perché quando vibra il suono sposta il dito ovviamente in maniera impercettibile, però cambia l'altezza del suono. Quindi questi re diesis non sono altro che dei mi tirati a tal punto da diventare un'altra nota. Questa è una mia interpretazione che nasce da alcune letture, alcuni passaggi simili trovati in altra musica, proprio altri autori, e molto spesso devo dire nella musica per archi. E comunque lo trovo uno spunto interessante che può essere d'aiuto per trovare un senso a questa alternanza di note che, potrebbe diventare banale e noiosa. Quindi, come ti dicevo, il primo vero accento si trova sul Mi di battuta 1, non nella battuta di levare, quindi il secondo Mi che suoni di questo pezzo. Però il vero punto d'arrivo sarà il La di battuta 2, che ci conferma la tonalità. Questo intervento in solitaria della mano destra entra praticamente in medias res, già al centro dei fatti, senza un'introduzione, come se sbucasse proprio dal nulla. Questo te lo suggerisce anche la dinamica, è scritto pianissimo. Quindi puoi immaginare che questo mi re mi stia già risuonando da un po', però sia troppo lontano per essere sentito. Nel momento in cui si avvicina abbastanza, ecco che lo sentiamo e cominciamo a suonare. Passiamo allora a un aspetto un po' più tecnico. Come diteggiare queste note, questi Mi e Re diesis? Puoi utilizzare quinto e quarto senza problemi, a patto che utilizzi un po' di rotazione dell'avambraccio in questo senso. Ovviamente adesso te lo sto un po' esagerando, il movimento sarà impercettibile una volta studiato e ben preparato, però dovrà comunque esserci. Quello che devi evitare è di articolare quarto e quinto dito separatamente da tutto il resto del braccio, perché vabbè, intanto il quarto dito è più debole, quindi fa molta più fatica ad articolare per conto suo, e poi hai molto meno sostegno
E questo poi corrisponde a molto meno controllo del suono, della dinamica e della percezione che hai dei tasti. Inoltre, poi, altra cosa che non andrebbe bene, utilizzando solo il movimento delle dita, intanto ti stancheresti molto presto e poi a lungo andare potresti, cominciare ad avere dei dolorini ai tendini, e nel braccio, quindi è meglio evitarli sin da subito. Se vuoi evitare di avere qualsiasi tipo di problema, cambia di atteggiatura, ti suggerisco questa. 3 sul Mi, 2 sul Re diesis e poi 1 sul Si, sposto la mano verso il basso, la chiudo un pochino, metto il quarto dito sul Re, 3 sul Do e poi 1 sul La. Cominciando invece il passaggio con 5-4, la mano può rimanere nella stessa posizione e utilizzare queste dita qui. 2 sul Si, 4, 3 e poi concludo con il pollice. Vediamo anche gli arpeggi successivi. Nel primo potrei mettere queste dita, 1, 2, 4 e 5. Ricordati di utilizzare un impulso di rotazione, anche in questo caso, aiutandoti con l'avambraccio e non voler suonare ogni dito a sé. E poi ricordati anche che non è necessario mantenere la posizione di partenza in questo modo. Non dobbiamo tenere le prime note, quindi possiamo spostare la mano e il braccio accompagnandole per la salita dell'arpeggio. E poi anche per l'arpeggio successivo. Vedi come la mano si sposta insieme alle note. Questa cosa importantissima di accompagnare il movimento della mano e non cercare di rimanere, di mantenere la posizione di partenza, è importantissima anche in questa battuta dove siamo arrivati, dove c'è il salto di ottava tra Mi e il Mi più acuto. Non abbiamo bisogno di tirare da qui, ma semplicemente di spostare da una nota all'altra, spostando la tensione, spostando tutto il braccio e tutta la mano. Poi da questo momento si ripete grossa parte di quello che abbiamo già visto finora. Ti dico un suggerimento per le diteggiature: se usi 5-4, sempre con la rotazione, allora non c'è nessun problema e rimarrai nella stessa posizione. Invece, se preferisci usare 2 e 3, arrivi comunque con il quinto dito qui. E poi, secondo dito, chiudo la mano per suonare il Re diesis con il secondo dito. E poi ritorno alla diteggiatura iniziale. La ripetizione è molto simile a prima, semplicemente cambiano le note finali di battuta 7, in cui abbiamo Mi, Do, Si, La, in cui metteremo 1, 5, 4 e 3. Da questo momento poi troviamo il ritornello, quindi dovremo ripetere tutte queste 8 battute con la nostra battuta 0 di 2 sedicesimi. Ti mostro tutta quanta la mano destra a tempo e con il ritornello. La mano sinistra presenta semplicemente 2 accordi che si alternano, si ripetono sempre uguali e anche in questo caso vale quello che abbiamo detto prima per la mano destra, quindi mano a mano che le note salgono, si allontanano tra di loro, il braccio e la mano accompagnano il movimento delle dita. Quindi abbiamo la minore e la mia mano si sposta senza alcun problema. Poi abbiamo Mi maggiore, il quinto grado di La minore. Ancora di più in questo caso in cui dovremo utilizzare 5, 1 e 2 scavalcando. E poi torniamo alla minore. Poi ancora si ripete la minore, un'altra volta il quinto grado Mi maggiore. E poi anche qui ci sarà il ritornello. L'insieme delle mani non è complesso e vedi che gli arpeggi che partono dalla mano sinistra proseguono poi nella mano destra, anche a livello visivo si ha questa impressione. Anche a livello uditivo sarebbe interessante riuscire a sviluppare quest'idea. Come se tutto questo arpeggio, per esempio l'arpeggio di battuta 2 o l'arpeggio di battuta 3, fosse eseguito da una sola mano, quindi non si sentisse proprio la differenziazione tra accompagnamento e la melodia. È tutta una melodia praticamente.
Nell'edizione che ti mettiamo a disposizione ci sono anche le pedaleggiature. Praticamente dovrai cambiare pedale ad ogni battuta, ad ogni nuova armonia. A parte, fatta eccezione, per le parti in cui c'è solo la destra a cantare in solitaria, che dovranno essere molto pulite, quindi senza pedale. Sentiamo adesso tutta quanta questa prima parte con i ritornelli con entrambe le mani a tempo.